Buonasera telespettatori, bentornati al TG 2000. Vediamo le notizie del giorno con i nostri titoli. Evacuato l'ospedale di Pergola per un guasto all'impianto elettrico, 32 degenti trasferiti all'ospedale di Urbino, da domani il rientro al nosocomio pergolese. Ammodernamento dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Urbino, ce ne parla il dottor Paolo Brancaleoni. Alla Galleria Albani di Urbino la mostra di Athos Sanchini, Colorati Mondi. A Fabiana Giovannotti assegnato il premio pergolese dell'anno 2024. A Fossombrone il festival del tartufo bianchetto e del vino bianchello. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con l'evacuazione dell'ospedale di Pergola nella notte tra sabato e domenica a causa di un guasto tecnico all'impianto elettrico. Abbiamo intervistato il sindaco Simona Guidarelli, che ci ha fatto il punto della situazione. 32 pazienti sono stati trasferiti in emergenza dall'ospedale di Pergola a quello di Urbino per garantirne sicurezza e cure. Il motivo del trasferimento è stato un guasto tecnico non immediatamente sanabile all'impianto elettrico del nosocomio pergolese. A renderlo noto, l'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino. L'evacuazione è avvenuta durante la notte tra sabato e domenica. Il trasferimento dei degenti, ha spiegato il direttore sanitario Edoardo Berselli, è durato circa 3 ore. Non appena preso atto del guasto, si è infatti deciso per l'immediato trasferimento per garantire ai pazienti e operatori la continuità delle cure in totale sicurezza. A fare il punto della situazione il sindaco di Pergola, Simona Guidarelli. È stato evacuato l'ospedale, i pazienti che erano ricoverati nei reparti sono stati trasferiti nella nottata presso l'ospedale di Urbino, quindi questa operazione è terminata attorno alle 4:30 circa, sia io che il maresciallo di Summa siamo stati presenti sino al termine e il personale sanitario, a loro va insomma il nostro ringraziamento, tutto il personale sanitario, i vigili del fuoco, i carabinieri, ma anche i volontari della Croce Rossa di Pergola, ma non solo, anche di altre sezioni dei dintorni che sono intervenuti a supporto. In seguito a delle problematiche legate all'impianto elettrico e poi al generatore di emergenza si è deciso poi per questioni di sicurezza di evacuare tutti i pazienti, proprio perché una volta che i tecnici avevano ripristinato la corrente elettrica non c'era più attivo il sistema di emergenza e quindi questo avrebbe potuto causare, in conseguenza di un eventuale altro distacco, avrebbe potuto causare delle notevoli problematiche. I pazienti sono stati tutti trasferiti a Urbino e i tecnici e l'unità di crisi dell'AST sono al lavoro per risolvere il problema prima possibile. Nel frattempo è rimasto attivo e continuerà a rimanere attivo il punto di primo intervento, la camera mortuaria e anche il poliambulatorio, quindi i servizi ambulatoriali e il punto prelievi. E quindi ecco, ci auguriamo che nel giro di pochi giorni si riuscirà a tornare alla normalità. Per ora sicuramente è un grande disagio per i degenti, però una situazione ecco, che è stata tenuta sotto controllo e messa in sicurezza. E l'auspicio di una rapida soluzione ha trovato conferma nel pomeriggio di oggi. Infatti, a seguito delle verifiche e delle prove tecniche effettuate, l'ospedale potrà tornare alla normalità. Sono già in corso le azioni propedeutiche per il rientro dei degenti nei reparti del nosocomio a seguito della riparazione del guasto della cabina di trasformazione dell'impianto elettrico. Stiamo procedendo con l'organizzazione dei trasporti programmati per trasferire i pazienti, ha spiegato il direttore sanitario Edoardo Berselli. Ringrazio gli operatori sanitari, i servizi tecnici ed amministrativi che si sono mobilitati al fine di risolvere il guasto e mettere contemporaneamente in sicurezza i pazienti per la continuità delle cure. Da mercoledì le attività di degenza e ricovero programmato riprenderanno regolarmente con un'organizzazione capace di recuperare anche le attività che sono state sospese a causa del guasto. Ed ora parliamo invece dell'ammodernamento dell'unità operativa complessa di rianimazione ed anestesia dell'ospedale di Urbino. Lo facciamo con il medico, il dottor Brancaleoni. Sentiamo. L'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Urbino, un nuovo assetto, nuove strumentazioni per un servizio sempre più efficiente e attento al paziente.
Sì, in queste ultime settimane si sono completati i lavori di rifacimento del box della rianimazione. Il box isolamento della rianimazione cosa serve? Serve appunto ad isolare pazienti potenzialmente infetti o pazienti immunodepressi. Infatti dispone di un sistema a pressione negativa e a pressione positiva. Questo è solo l'ultimo di questi lavori. In realtà sono stati acquisiti nuovi ventilatori polmonari di ultima generazione, un nuovo sistema di monitoraggio multiparametrico per la rianimazione e per il blocco operatorio, un sistema di pensili molto importante che facilita il lavoro di medici e infermieri, che ha anche comportato un lavoro importante di tipo strutturale, quindi addirittura il posizionamento di una trave nel solaio, e poi un sistema di pompe infusionali, anche questo completamente nuovo. Tra un po' arriverà anche le nuove macchine per l'emofiltrazione, cioè le macchine per fare la dialisi, nuove macchine per fare la dialisi in rianimazione, che sono indispensabili nel paziente critico che va quindi in insufficienza renale acuta. Quindi diciamo che la rianimazione a distanza di 20 anni dalla sua apertura, infatti era stata inaugurata nell'aprile del 2001, si rinnova completamente dal punto di vista tecnologico, e questa è una garanzia soprattutto per i pazienti di avere cure sempre al massimo della tecnologia, sempre più aggiornate. Un servizio sempre più attento al paziente, che permette anche di lavorare meglio al personale, un servizio veramente ottimale a 360 gradi. Assolutamente sì, infatti l'acquisizione delle nuove tecnologie permettono sia ai medici ma anche agli infermieri che lavorano all'interno di un'unità operativa di gestire al meglio a 360 gradi i pazienti. E oltre a tutto il monitoraggio, tutto quello che ha descritto il dottor Brancaleoni, abbiamo avuto anche l'acquisizione di nuovi letti da terapia intensiva che sono all'avanguardia e ci permettono cose che prima non avevamo, di pesare il paziente e anche hanno un sistema anche innovativo per quanto riguarda l'antidecubito e quindi appunto l'assistenza a 360 gradi anche per la sicurezza del paziente. E sicurezza del paziente che continua anche durante i trasporti, c'è infatti la possibilità di tenere monitorato il paziente anche in caso dovesse uscire dal reparto. Esatto, perché il nuovo monitoraggio prevede anche questo sistema, è un monitor portatile che ha anche tutta la memoria dei parametri che aveva prima del trasporto, e quindi permette proprio il continuo del monitoraggio. Tutto questa innovazione è stata possibile anche grazie alla sensibilità della direzione medica, all'ingegneria clinica con i loro tecnici che ci sono stati assolutamente dietro, tutti quelli che hanno lavorato poi sia per adeguare strutturalmente il reparto con tutti i lavori di muratura e quant'altro. Quindi un ringraziamento va anche a tutte queste persone che hanno lavorato e che ci hanno supportato in questo. È navigato sino ad oggi, al tardo pomeriggio di oggi, fino al porto di Ancona con 336 migranti naufraghi a bordo, tra cui anche famiglie e minori non accompagnati, la nave Ocean Viking dell'organizzazione SOS Mediterraneo. L'imbarcazione è autrice di 4 salvataggi, sbarcheranno ad Ancona 336 naufraghi. Per il porto dorico si tratta del numero più alto di migranti approdati con una nave, dopo il precedente record di 199 nel luglio dello scorso anno. La prefettura coordinerà le procedure di sbarco ed accoglienza, e dopo l'attracco ci saranno l'assistenza, il riconoscimento e il ricollocamento in Italia all'interno del palazzetto dello sport Pala Indoor di Ancona. Avverranno queste operazioni. I minori non accompagnati verranno poi accolti in strutture marchigiane, mentre gli adulti e i minori accompagnati e le famiglie trasferiti nelle regioni Lazio, Toscana e Puglia. E si chiama Colorati Mondi, la mostra di Atos Sanchini in corso alla Galleria Albani di Urbino. Vediamo. Il mio cielo sempre è stato il mio vero, il mio agone celeste, il mio temporale interiore di fulmini e saette e tregue blu. E oggi troviamo delle cose un po' nuove, perché
ho fatto una serie di pastelli ad olio che da tempo che non facevo perché non ho più lo spazio per lo studio calcografico. E allora mi sono dedicato a questa tecnica che conoscevo da quando ero ragazzo e ho continuato a fare queste cose fino adesso. No, il colore è sempre stato nel mio, diciamo, DNA da ragazzino. Poi con con lo studio della litografia e anche sono stato anche un ottimo stampatore e ho sempre usato il colore e quindi da lì ho fatto tutte le esperienze della calcografia che conoscendo e facendo tutte le tecniche possibili e immaginabili per poi scegliere quelle che mi erano più confacenti alla mia personalità. Cioè, io praticamente è stata fatta 4 anni fa un'altra mostra alla galleria alla Casa Raffaello e adesso questa ho avuto l'opportunità di far esporre anche tutte le altre cose che molta gente non aveva mai visto, soprattutto anche questo quadro ad olio che ho amato con importanza perché è anche questo che mi ha dato la spinta per poter fare anche tutti i pastelli ad olio. Anche con tantissimi problemi di salute ho sempre continuato a fare il mio lavoro, cioè quello che mi piace e che ho dentro di me, che nasce dall'interno, dal cuore, le cose che faccio. Se tu guardi non ce n'è una cosa uguale e sono tutte cose viste e interpretate dalle osservazioni che io facevo anche quando abitavo in campagna. Non è che sono, cioè dei mondi, sono delle mie sensazioni particolari che interpreto attraverso il paesaggio, anche non so, vedere una nuvola, vedere un po' tutto quello che mi circonda. Questi elementi vengono dalla mia sensazione di osservare attentamente la natura. Di fatto questo evento è un'antologica, però l'attenzione critica si è concentrata di più, è stata catturata di più dai lavori che lui ha realizzato in queste ultime stagioni, in particolare i pastelli ad olio, anche perché già era stato scritto molto, la sua ricerca, il suo percorso artistico era stato sviscerato in tutti i modi, anche da letture molto autorevoli, per cui mi sembrava più interessante andare a mettere a fuoco invece il lavoro che lui ha portato avanti in questi ultimi periodi, anche perché i pastelli o i disegni in qualche modo mettono a fuoco una diversa apertura spirituale che non si discosta dalla consueta visione dell'artista, sempre protesa a trarre ispirazione da fugaci attimi di esistenza immediatamente trasfigurati. È importante, come dire, la componente colore, anche se non è un'acquisizione recente, nel senso che Athos il colore l'ha scoperto sin dagli esordi, prima litografici e calcografici, con una differenza però, che in questi ultimi lavori lui ha pienamente maturato la consapevolezza che il colore non è un elemento aggiuntivo, ma è un elemento costitutivo dell'immagine. Perché parlavo di una diversa apertura spirituale? Se nel passato la sua ricerca in qualche modo, in parte, non totalmente, ma presentava aperte ferite, presentava disarmonie, tensioni, ecco, in questi ultimi lavori invece
a vociferare è una profondità fatta altezza, che in qualche modo riesce a dare voce sul foglio a colorate speranze. Ed ora a Pergola per la consegna del premio pergolese dell'anno, andato quest'anno a Fabiana Giovannotti. A Fabiana Giovannotti, da anni fortemente impegnata nel sociale, è stato assegnato il premio pergolese dell'anno. Durante una cerimonia tenutasi al Teatro Angel dal Foco di Pergola, si è tenuta l'edizione 2024 del premio, un riconoscimento andato anche a tutto il mondo del volontariato e a tutte le associazioni che tanto hanno fatto negli anni del Covid, nell'aiuto post-alluvione del settembre 2022, ma anche nell'attività quotidiana di sostegno ai malati, ai giovani e alla cultura. Il pergolese dell'anno da sempre vuole essere un segno di gratitudine, ma anche un incentivo ad impegnarsi per la città, indicando degli esempi che possano essere dei punti di riferimento. Il premio è alla 12ª edizione, è stata un'idea del Lions Club Pergola Valcesano, poi ripreso e portato avanti da Pergola Nostra, in particolare da Ritaldo Abbondanzieri, che è stato un po' il deus ex machina di questo premio. E l'obiettivo è quello di indicare anche in una città piccola come la nostra degli esempi di persone che ce l'hanno fatta, che hanno portato un contributo importante per la città. Finora ci sono stati come premiati imprenditori, dirigenti d'azienda, uomini e donne di cultura, professori universitari, artisti. E quest'anno una volontaria, Fabiana Giovannotti, una persona molto conosciuta a Pergola, molto apprezzata, molto disponibile, che fa del volontariato quasi un'attività a tempo pieno, anche se lei naturalmente ha il suo lavoro. Soprattutto nel periodo del Covid c'è stato molto impegno da parte di tante persone, di volontari, di medici, per cercare di alleviare un po' i disagi della popolazione. Poi noi abbiamo avuto anche l'alluvione a settembre del 2022, quindi i volontari hanno fatto tanto e diciamo Fabiana è un po' la rappresentante di questi volontari. Il premio è più al volontariato, ecco, che a una singola persona che comunque è molto apprezzata e quindi è giusto che sia lei a ricevere il riconoscimento. Oggi il riconoscimento di Pergolese dell'anno che appunto le verrà affidato, com'è l'emozione di queste ore e soprattutto raccontiamo quello che è stato il suo impegno per la città. Sono molto emozionata e onorata per questo riconoscimento, che è un riconoscimento comunque che va non solo a me, Fabiana Giovannotti, ma a tutti i volontari e le associazioni che operano a Pergola. Forse io, col fatto che ho la divisa, magari mi vedono e sono più visibile di altri, però vi assicuro che tutti i giorni ci sono volontari che si spendono e danno alla città il loro contributo. La rete è grande, poi ci siamo accorti soprattutto con il Covid. Il Covid ha cambiato un po' il modo di fare volontariato, perché anche noi siamo nati come associazione di protezione civile, però poi con il Covid ci siamo allargati un po' anche al sociale, collaborando con i servizi sociali del Comune di Pergola. E abbiamo visto comunque che si può fare molto se c'è una rete di associazioni, se le associazioni lavorano e operano insieme. Solo così possiamo veramente raggiungere le persone in maniera più ottimale. Pesaro 2024 presenta un nuovo capitolo del dossier che arricchisce il calendario dell'anno da capitale. Si tratta di Fuori Pista Slow Tourism, collocato nella sezione della Natura Mobile della Cultura, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato. Un approccio sperimentale al concetto di guida turistica che parte dal racconto e dall'esperienza di chi il territorio lo vive, mettendo al centro una materia molto umana, i ricordi e i racconti. Il tutto attraverso una rete di guide di comunità che racconteranno l'entroterra pesarese. Il primo appuntamento si terrà il 14 aprile a Cagli. Ed ora ci spostiamo a Fossombrone perché è stato un weekend dedicato al Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello. Ah.
Soddisfatto per come sta andando questo primo weekend del tartufo? Lei che dice? Guardi come non si può non essere soddisfatti. È un momento molto bello, è una cosa che gratifica, ma soprattutto gratifica anche chi ha lavorato tanto, come la Proloca e tutte le persone, i volontari, per così. Questa scena credo che sia capaghi veramente la loro fatica. Dopo questo primo appuntamento ce ne sarà un secondo? Sì, c'è un secondo appuntamento il prossimo weekend, accompagnati sempre da questi chef di cui la nostra comunità è orgogliosa di avere nel nostro territorio dei professionisti che in qualche maniera riescono a valorizzare il nostro prodotto, il nostro bianchello insieme, il tartufo bianchello insieme al vino bianchello. È un sinonimo importante, ma anche di fatto sono due prodotti estremamente importanti per la nostra vallata e che danno lustro alla nostra comunità. Siamo estremamente soddisfatti dell'andamento dei primi due giorni del Festival del Tartufo Bianchetto e del Bianchello Doc del Metauro, perché oggettivamente potete vedere tutti che è stata una manifestazione enormemente partecipata, ma soprattutto c'è un grande clima di festa, che è quello, diciamo, della prima festa del tartufo, qui un tartufo per tutto l'anno, perché come ieri sono venuti anche gli altri sindaci, quello di Sant'Angelo in Vado, Acqualagna, Apecchio e Pergola, perché sono le cinque, insieme a Fossombrone, le cinque città del tartufo e di tutta la provincia di Pesurbino. Oggettivamente questo modo di fare squadra, sinergia, sta portando dei grandi risultati. Noi abbiamo due grandi prodotti che sono il tartufo bianchetto, che spesso e volentieri si trova nella foresta del Magnale del Cesane, che è in gestione del comune di Fossombrone, e il bianchello del Metauro, che sta diventando un vino ormai sempre più apprezzato e di grande qualità. Siamo in arrivo! Alleluia! L'Università degli Studi di Urbino si prepara ad una due giorni dedicati alla gestione sostenibile dei rifiuti. Il primo appuntamento è domani, martedì 19 alle 10, con la presentazione delle nuove isole ecologiche di Ateneo. I progetti di UniURB si terranno anche nella giornata di mercoledì con il Green Spring Circle, che si terrà contemporaneamente sia al complesso San Michele di Fano che nell'area scientifica didattica Volponi di Urbino. L'iniziativa, appunto, ha l'obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e la solidarietà sociale grazie al riuso. Sarà possibile donare oggetti, libri e vestiti in buono stato o fare piccole offerte per l'acquisto già da oggi rivolgendosi alle segreterie di Fano e di Urbino. Quanto raccolto verrà utilizzato per piantare alberi su Tridom e gli oggetti invece rimanenti saranno donati alla cooperativa sociale Contatto di Fano. A Fossombrone si sono celebrati i 125 anni di Mandolino, una delle cittadine marchigiane con la più lunga tradizione di questo strumento, una storia mai interrotta e sempre attiva. Gli amici del Mandolino si sono ritrovati il 10 marzo per festeggiare il singolare anniversario. Si sono infatti costituiti nel 1996 e in 28 anni sono stati sempre all'altezza della situazione grazie al maestro Gianfranco Biagiotti e a tutti i partecipanti. E prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale, un'informazione di servizio che riguarda la rete idrica di Monte Calvo in Foglia. Infatti il 20 marzo, mercoledì, saranno eseguiti da parte di Marche Multiservizi dei lavori di manutenzione nella rete idrica. I lavori potranno portare alla sospensione dell'erogazione di acqua o cali di pressione tra le 8.30 e le 13.30 in diverse vie di Monte Calvo in Foglia, tra cui via Roma, Castello, Case Popolari, via delle Mura, via Cancellieri, via Aldo Moro, via del Popolo, via Pozzi, Gramsci, il campo sportivo, via Seriole e le due strade provinciali 35 e 108. Con questo è tutto, il telegiornale termina qui. Come sempre grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Previsioni per martedì 19 marzo. Cielo da poco nuvoloso a localmente variabile.
venti moderati nord-orientali, mare mosso. Temperature in lieve diminuzione.